Ciao, come state? Sono Laura Cepeda dal Messico e oggi ti vado a insegnare a fare questa bellissima copertina per bimbi. È bellissima, è molto facile, anche è molto veloce. Per una copertina piccola, tu bisogni di 400 grammi di questa lana che si chiama Sekerim. E anche un uncinetto dal numero 4 o 5 mm. Se tu vuoi la copertina più grande, tu bisogni di un gomito di più. E per iniziare facciamo 90 catene. E questa coperta piccola è ideale per il passeggino, ad esempio, o anche per il seggiolino per l'auto. E se tu la vuoi più grande, tu invece di fare 90 catenelle, tu puoi fare 110 catenelle, per esempio. Alla fine di queste 90 catenelle, facciamo 2 catene di più e poi torniamo alla quarta catena, 1, 2, 3, 4, e qui facciamo un punto alto di 3 sacchi. Vedi come lo faccio? E così facciamo tutto il giro di punti alti e alla fine tu devi avere 90 punti alti. Alla fine giriamo il tessuto e saliamo con 3 catene. Contiamo 4 e nel quarto punto alto facciamo 4 punti alti dietro. Vedi come lo faccio. Facciamo 3 catene e contiamo di nuovo 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. E qui facciamo 4 punti alti per dietro, vedi come lo faccio. E di nuovo faccio 3 catene, conto 4 punti alti e indietro faccio 4 punti alti. E così facciamo tutto il giro. Questo punto sarà bellissimo e come abbiamo fatto il nocchino in rilievo. Lo ricordate? È molto facile. Alla fine di questo giro solo devo fare 4 punti alti in questo punto e con questo abbiamo finito questo giro. E guarda i colori per favore, sono bellissimi i colori, sono bellissimi per i bimbi. Alla fine di questo giro giriamo il tessuto e saliamo con 3 catene. E ancora di nuovo prendiamo il punto da dietro così e facciamo 4 punti alti qui. Alla fine faccio 3 catene e
Prendiamo, bueno, prendiamo qui in questo punto alto facciamo 4 punti alti. Guarda come lo faccio. Ricorda che sempre è per la parte di dietro. Vedi come faccio il punto, come lo prendo, e qui facciamo 4 punti alti e poi 3 catene, e così tutto il giro. In questo modo facciamo molti giri, tanti giri, ad avere la forma di un rettangolo. E vedi, amici, io ho già il mio rettangolo. Alla fine io ho fatto 56 giri e vedi che bellissima è questa copertina, anche i colori sono bellissimi, carinissimi per i bimbi. E alla fine di questi 56 giri facciamo un giro di punto basso tutto l'intorno della copertina, così vedi come lo faccio. Facciamo 3 punti bassi in ogni quadrato in questo modo. E per esempio qui io tiro fuori questo quadrato per fare il punto basso così. Io ho già fatto un giro di punto basso, vedi come si è lasciato, come è stato, e ora faremo un giro di onde, vedi come lo faccio. E questo giro di onde è molto facile perché sono 5 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, punto basso. E fai attenzione che tutte le onde abbiano la stessa dimensione, per favore. E qui ti mostrerò l'angolo, come fare l'angolo in modo che non affondi. Vedi come lo faccio. Qui per esempio faccio 5 catenelle e prendiamo con punto basso nel seguente punto. Vedi come lo faccio. Qui faremo insieme le onde senza lasciare spazio per fare l'angolo carino. Di nuovo facciamo 5 catenelle e prendiamo qui. Faremo 4 onde insieme in ogni angolo.
quando abbiamo finito tutto il giro di onde, chiudiamo con un punto scorrevole e andiamo con punto scorrevole al centro della prossima ondata, della prossima onda. Facciamo 3 catene e qui nel centro della prossima onda facciamo 5 punti alti insieme. Vedi come lo faccio. E qui andiamo a fare un grandino, vedi come lo faccio. Estraiamo l'uncinetto, lo mettiamo in questo punto e poi passiamo attraverso questo punto e solo tiriamo fuori questo punto con una catena. Anche facciamo 3 catene di più, 3 catene di più. E prendiamo nella seguente onda di nuovo 3 catene e prendiamo nella seguente catena con punto basso e facciamo 5 punti alti in questo punto per fare la seguente nocciolina. Lasciamo fuori l'uncinetto, lo mettiamo sul primo punto alto, vedi come lo faccio, e chiudiamo con una catena e così abbiamo fatto la nostra nocciolina e facciamo 3 catene di più. E prendiamo con punto basso nella seguente onda e così facciamo tutto il giro. Vedi che bellissima si vede, sono unne noccioline bellissime. Alla fine chiudiamo con un punto scorrevole e andiamo con punto scorrevole al centro di questa onda. E qui facciamo 5 catene e prendiamo con punto basso nella seguente catena, nella seguente centro della seguente onda e di nuovo facciamo 5 catene e prendiamo con punto basso nella seguente onda e così facciamo tutto il giro di onde. E il seguente giro sarà di noccioline di nuovo, ma la nocciolina deve essere intercalata in questo punto, in questa onda. E così facciamo giro, giro, giro ad avere 2 giri di noccioline e 3 giri di onde. Qui io ho già questi giri. E tu puoi fare più giri di più come tu vuoi, ma come io ho fatto una copertina piccola, io preferisco così. E adesso andiamo a fare il giro finale, per quello chiudiamo con un punto scorrevole e saliamo con 2 catene. Facciamo 2 catene di più e torniamo qui, vedi come lo faccio, per fare una lacrima. Con un punto basso facciamo di nuovo 2 catene e prendiamo con punto basso nel centro della seguente onda. Di nuovo facciamo 2 catene e 2 catene di più per la lacrima e torniamo così con un punto basso. 2 catene e prendiamo con punto basso nella seguente onda. E così facciamo tutto il giro e questo sarà il nostro giro finale.
te alla fine chiudiamo con un punto scorrevole, tagliamo il filo con le forbici, lasciamo un filo lungo e questo filo lungo lo nascondiamo tra il tessuto con l'uncinetto e così abbiamo finito questa bellissima copertina. E amici, grazie tanti per vedere questo tutorial. Questa copertina è stata bellissima, è molto facile, molto veloce di fare. Vedi come è bellissima, meravigliosa. Questa copertina può essere un regalo per i bimbi, per un bimbo, per una bimba, o da vendere anche un bellissimo negozio, tu puoi vendere queste copertine, è molto bellissima. E alla fine possono mettere un fiocco come io ho posto qui con un pennarello. Grazie tanti per vedermi, per favore iscriviti, è molto importante per me, è molto facile, anche gratuito. Dammi mi piaci, inviami tutti i tuoi commenti e se tu vuoi queste lane tu puoi fare la tua acquisizione, la tua compra sul mio negozio online www.lauracepeda.is e noi lo spediamo a casa tua in Italia per DHL. Grazie tanti per vedermi e ci vediamo la prossima settimana. Un bacione, ciao!